Ehi, ma lo conoscete Joaquin Phoenix? Ebbene, ormai lo conosceranno già tutti per i molteplici personaggi che è andato a interpretare nel mondo del cinema. E oggi vi andrò un po' a parlare della sua evoluzione, di quella che è sia la sua carriera che la sua vita. Ciao, sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Il nostro Joaquin nasce nel 1974 a San Juan ed è un attore e attivista statunitense. Nel 2000 ha interpretato l'imperatore Commodo nel film Il Gladiatore di Ridley Scott, la cui interpretazione gli è valsa la sua prima candidatura all'Oscar nella sezione miglior attore non protagonista. Nel 2006 prende parte a Quando l'amore brucia l'anima, Walk the Line, film drammatico incentrato sulla vita del cantautore Johnny Cash, dove ha mostrato anche doti canore, vincendo un Golden Globe come miglior attore. Vinse anche un Grammy Award e venne candidato all'Oscar al miglior attore. Nel 2013 interpreta il reduce di guerra Freddy Quell in The Master, pellicola di Paul Thomas Anderson, grazie alla quale vince anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 69ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e ottiene anche una terza candidatura agli Oscar. Diciamo che grazie al Gladiatore aveva aperto un po' la strada per una bellissima carriera, perché fu un film che rimase un'icona, un cult nella storia del cinema. Ma arrivato al 2020, la sua vita cambiò grazie ad un'altra pellicola. Si tratta di Joker, un grandissimo film autoriale basato sulla storia di uno degli antieroi più famosi del mondo, ovvero quello di Batman. Nel film lui c'entra benissimo tutto ciò che vuole rendere palese agli spettatori il regista, ovvero la solitudine, il dolore, la rabbia, il rancore, la pazzia, l'odio per la società, tutti questi pensieri che rendono il nostro protagonista un altro tipo di persona e che quindi noi da casa possiamo capire bene tutte le motivazioni che lo spingono a fare determinate cose. Quindi, immedesimandosi in questo villain, noi capiamo bene le sue motivazioni e tutto ciò è reso nella maniera più realistica possibile. E infatti il film vinse molti premi. Ricevette l'Oscar al miglior attore, il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico, il BAFTA al miglior attore protagonista, un Critics' Choice Award e uno Screen Actors Guild Award. Inoltre, il nostro Joaquin Phoenix tiene molto anche ai diritti degli animali, alla pace e all'ambiente. Così in particolare appoggia le proteste contro il cambiamento climatico promosse da Jane Fonda, svolte ogni venerdì davanti a Capitol Hill. Parlando un po' della sua vita privata, l'attore è stato insieme a varie attrici, tra cui una più famosa delle altre che conosciamo tutti bene, ovvero Liv Tyler, conosciuta per il suo ruolo nel Signore degli Anelli e nell'Incredibile Hulk. Tutto questo tra il 95 e il 98. Proseguendo, nell'aprile del 2005 si fece ricoverare per alcolismo presso una clinica di riabilitazione. Inoltre fu anche protagonista di un grave incidente nella zona di Hollywood, dove il regista tedesco Werner Herzog riuscì a salvarlo e poi se ne andò senza che Phoenix potesse ringraziarlo. Successivamente, nel 2016, si legò all'attrice Rooney Mara e i due convivono insieme a Hollywood Hills e nel 2009 fu annunciato il loro fidanzamento. L'anno dopo nacque il loro primo figlio, River, chiamato così in onore del fratello maggiore, morto per overdose nel 93. E tornando a parlare di cinema, il nostro Phoenix prese parte a numerosissime pellicole, tra cui Le Forze del Destino, Signs, The Village, Squadra 49, Padroni della Notte, Two Lovers, C'era una volta a New York, Vizio di Forma, Don't Worry, Maria Maddalena e così via. Fino ad arrivare al giorno d'oggi in cui ormai è il protagonista nelle sale cinematografiche di Napoleon, pellicola ispirata a Napoleone, che non so quanto stia facendo successo in questo momento perché ha diviso praticamente il pubblico in due, c'è chi le è piaciuto e c'è chi no, dato che comunque non è che solo perché un film è diretto da Ridley Scott debba essere sempre stupendo. Comunque la tematica principale è l'umanità del nostro protagonista, perché noi pensiamo ai personaggi di storia come se fossero perfetti, dei martiri, perché vengono descritti nei libri di storia quasi come persone perfette, quasi, o comunque non abbiano tutti quei problemi che hanno gli uomini del giorno d'oggi. E Ridley Scott credo abbia voluto evidenziare in quest'uomo vari dettagli della sua umanità, dei suoi dolori, delle sue sofferenze, del suo modo di essere una persona normale sul pianeta Terra. Cosa che nei libri di storia non sembra mai, quando viene descritto una persona come Napoleone, Achille, Ettore, insomma tutti i più grandi uomini della storia. E quindi vediamo un po' dove andrà a parare. Se siete comunque interessati, abbiamo comunque fatto una sorta di recensione del film sul nostro canale, andatevelo a vedere.
In ogni caso, io spero che vi sia piaciuta questa evoluzione del nostro Joaquin Phoenix. Seguiteci anche sui social, noi siamo su Instagram e Facebook, dove tutti i giorni pubblichiamo post e video inerenti a cinema, serie TV e attualità. Seguiteci anche su YouTube, cliccando sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!